La pelle secca non è soltanto un fattore estetico che riguarda il nostro aspetto. È anche il sintomo di un squilibrio nel nostro organismo. Può avere facile soluzione, oppure essere causata da un disturbo da trattare il prima possibile, per prevenire problemi di salute più gravi in futuro. In questo articolo vi mostriamo 10 fattori sorprendenti che possono provocare secchezza della pelle. Vi stupiranno. Pelle secca. La pelle secca è il sintomo di una mancanza di idratazione e conferisce un aspetto spento e con desquamazioni. È un tipo di pelle più sensibile alla comparsa di rughe o smagliature, dal momento che l'idratazione è direttamente relazionata all'elasticità. Anche se il più logico dei trattamenti prevede l'uso di creme idratanti e nutrienti ogni giorno così come di maschere, dobbiamo sapere che esistono disturbi della salute che si manifestano con pelle secca tra i loro sintomi. Per questo motivo è importante conoscere quali sono questi disturbi, per riequilibrare la pelle e anche per prevenire problemi di salute più gravi. Dieci fattori che la causano. Di seguito, illustriamo quali sono i 10 fattori che possono causare la pelle secca. Bere poca acqua. Se abbiamo la pelle secca, la prima cosa da fare è bere tra 1 o 2 litri d'acqua al giorno, a digiuno e lontano dai pasti, a seconda del periodo dell'anno, del nostro ritmo di vita, della nostra età, eccetera. Con questa semplice abitudine potremo risolvere in modo definitivo questo problema cutaneo, e, di conseguenza, migliorare molto il funzionamento del nostro organismo. Dieta povera di grassi sani. I grassi sono alleati della salute perché, tra le altre funzioni, nutrono la nostra pelle da dentro, e le conferiscono un aspetto luminoso, idratato e compatto. Ma dobbiamo fare attenzione a scegliere grassi sani. Olio d'oliva, olio di cocco, frutta secca, semi, avocado, e pesce azzurro. Aggiungendo questi grassi alla nostra alimentazione, potremo escludere quegli alimenti ricchi di grassi malsani come le merendine, le fritture, i dolci, gli insaccati, eccetera. Troppo sale a tavola. Se conduciamo un'alimentazione equilibrata ma eccediamo con il consumo di sale, possiamo incorrere nel rischio di avere la pelle secca. L'abuso di sale disequilibra i liquidi nel nostro organismo, e ci disidrata sia dentro che fuori. Esposizione diretta al sole. Esporsi al sole troppo tempo provoca disidratazione e l'invecchiamento prematuro e graduale della pelle. Anche se esporci alla luce solare è una buona abitudine, dobbiamo farlo in maniera continua e per periodi brevi di tempo, non superiore ai 30 minuti.
possiamo aiutare la pelle a recuperare idratazione con una lozione a base di aloe vera. Problemi di tiroide. Chi soffre di ipotiroidismo non riesce a nutrire la pelle anche usando lozioni idratanti ogni giorno. In questo caso, la soluzione consiste nel regolarizzare le funzioni di questa ghiandola. Polmoni indeboliti. I polmoni hanno, tra le altre funzioni, anche quella di mantenere la pelle idratata. Per questo motivo dobbiamo cercare di respirare a fondo e in maniera corretta, dal momento che la nostra respirazione di solito è troppo superficiale. Possiamo anche approfittare, ogni volta che se ne presenti l'occasione, delle passeggiate all'aria aperta non inquinata. Eccesso di acidità. Un organismo acidificato ci predispone a soffrire di malattie, e fa sì che si soffra di pelle secca. Per questo motivo è fondamentale seguire una dieta ricca di alimenti alcalini, tra i quali si distinguono soprattutto le verdure a foglia verde. Questo tipo di alimenti non deve mancare nella nostra alimentazione, assumendoli in forma di succo, frullato o in insalata. Permeabilità intestinale. Questa patologia intestinale, strettamente relazionata con l'alimentazione e le emozioni, ha tra i suoi sintomi la pelle secca. Uno tra i migliori rimedi che possiamo impiegare per liberarci di questi disturbi è assumere probiotici. Mancanza di vitamina C. La vitamina C non può mancare nella nostra alimentazione, se vogliamo avere una pelle idratata e senza rughe. Oltre ad assumere alimenti ricchi di questa vitamina, agrumi, peperone, lazzarola, guava, frutti rossi, prezzemolo, eccetera. Possiamo anche assumerla sotto forma di supplemento. 10. Abuso di cosmetici. Non dobbiamo dimenticare che i cosmetici di cattiva qualità o usati in eccesso sulla nostra pelle sono anche causa di disidratazione e progressivo danneggiamento. Dobbiamo cercare di usare, quanto più possibile, prodotti naturali ed evitare quelli che contengono sostanze dannose.